Buonasera a tutti, ed eccoci anche stasera in diretta per il terzo giorno, il racconto del terzo giorno del corso The Best of the Best of Mathematics and Energetics. Ragazzi, che esperienza veramente allucinante, che veramente non avrei mai potuto immaginare un'esperienza di questo tipo. Ma neanche per sbaglio, devo dire wow, ma wow forte, cioè veramente fuori da ogni possibile aspettativa. Sto mandando un po' di inviti in attesa che arrivino e vediamo un po' chi arriva. Aspettiamo un attimino. Vediamo un po', intanto saluto Carla, saluto Claudia. Sì, stasera è sabato sera e chiaramente non ci sarà tanta, tanta gente, obiettivamente parlando, perché sabato sera alle 9 le persone a quest'ora cenano, però chiaramente non posso fare tardissimo perché poi domani ho l'ultima giornata del corso, per cui diciamo che mi sono svegliato per l'orario necessario, cioè non mi sono svegliato, pardon, mi sono collegato all'orario necessario per non fare tardissimo. Intanto mi presento, sono Jimmy Fascina, ipnologo, esperto di fiamme gemelle, esperto ricercatore di fiamme gemelle, preparatore mentale per sportivi, cartomante, parapsicologo, lettore dei registri akashici, numerologo, esperto di fiori di Bach, operatore delle campane tibetane di cristallo, operatore olistico che utilizza varie tecniche di riequilibrio e purificazione energetica come il Reiki e altre tecniche che ho canalizzato, operatore Barsi Access Consciousness e sempre di più direi, considerata anche la giornata di oggi, operatore di Matrix Energetics, devo dire con una soddisfazione a 32, 32 denti. Ciao Claudia. E che dirvi? Boh, che altro? Aspetta, ah, sì, giusto, dimenticavo di... Scusate, inizio a svalvolare un po', è stata una giornata un po' particolare oggi, poi capirete man mano che vi racconto. Mi potete trovare sul mio sito jimmyfascina.it, mi potete trovare sul mio gruppo di Facebook, l'ipnosi regressiva e il mistero delle fiamme gemelle, sulla mia pagina Jimmy Fascina Ipnologo, che è la mia pagina professionale qui su Facebook, e mi potete trovare, scusate se ho i capelli un po' dritti, ma veramente sto un po' sconvolto dalla giornata. E mi potete trovare sul mio profilo, diciamo, privato di Facebook, quello da cui sto facendo la diretta, che è Jimmy Fascina. Mi trovate sul mio canale di YouTube, quindi seguite il mio canale di YouTube, che è Jimmy Fascina, ovviamente. E dopo aver fatto le presentazioni, per chi ancora non mi conosce, per chi domani vedrà su YouTube questo, diciamo, bellissimo, spero, video, diciamo, in cui racconto la mia esperienza proprio man mano che la sto facendo al corso di Matrix Energetics, vi ricordo insomma che se volete ringraziarmi per le dirette che faccio, principalmente sulle fiamme gemelle, ma come vedete anche su altre cose, appunto questa sera tocca di nuovo Matrix Energetics, dato che sono a Riccione a fare il corso di Matrix Energetics con la My Life, potete farmi una donazione per ringraziarmi e per aiutarmi ad andare l'anno prossimo in Inghilterra all'Arthur Findlay College per frequentare appunto insomma, uno dei corsi che faranno lì, che sono corsi, diciamo, l'Arthur Findlay College è una sorta di quasi chiesa, perché fondamentalmente gli insegnanti sono tutti spiritualisti, che è una religione in Inghilterra, dove insegnano corsi sulla sensitività, la medialità, i poteri psichici, arte medianica, chi più ne ha più ne metta, fanno 52, forse più, corsi l'anno, uno ogni settimana, per tutto l'anno, però ne vanno una pausa estiva ovviamente, ma breve, perché anche da agosto in realtà lavorano, però c'è una breve pausa estiva da quello che ho capito. Per cui, siccome il corso costa veramente tanto, tra viaggio, dormire, stare là una settimana, mangiare, eccetera, eccetera, spostamenti tra aerei, taxi, quello che è. Se vi va di aiutarmi per ringraziarmi con
una piccola diretta, cioè una piccola donazione che può essere, che so, del costo di un caffè, di una cena, quello che vi pare, fate voi, se vi va, non è obbligatorio, vi fa piacere, ma è solo un modo di ringraziarvi, potete farlo tramite Splitted, di cui ho messo qui il link. Allora, vediamo un po' il terzo giorno. Che dire, ragazzi? Cioè, se posso dare una definizione del terzo giorno di Matrix, se i primi 2 giorni sono stati pazzeschi, particolari, anche se chiaramente non è la prima volta che frequento Matrix, è la seconda, come sapete, però devo dire, se i primi giorni erano strani, il terzo è. Cioè, veramente non è un'immagine per rappresentare come è stato il terzo giorno. Cioè, veramente sono tramortito perché ho visto delle cose, ragazzi, che voi umani neanche avete idea. Cioè, ogni mio concetto di cosa è possibile in quanto tempo. Vai, ve lo racconto perché veramente non si può comprendere, per cui cercherò di qualche modo di darmi un'idea. Allora, la giornata è iniziata come tutti i giorni di corso con una canzone dei Beatles, pure stavolta, I Want to Hold Your Hand dei Beatles, bellissimo pezzo, sempre amato tantissimo questo pezzo, per dare un po' l'atmosfera, diciamo, per settare un po' il tono della, diciamo, della giornata. In realtà la giornata è iniziata sostanzialmente con una sessione di, devo dire, un po' di ore, di domande e risposte, perché finora, cosa che non vi ho detto, non abbiamo mai avuto l'occasione di fare domande a Richard e Melissa, perché non c'era proprio il tempo, cioè era solo pratica, dimostrazioni e teoria. Non c'era. E che corso seguirò? Guarda, volevo farne uno con Paul Thomas, mi pare. No, aspetta, ti dico il nome. Adesso, perché me lo confondo con Paul Jenkins, ma Paul Jenkins mi pare che è uno scrittore di fumetti, per cui ho un attimo un dubbio, aspetta, che te lo dico subito, perché Carla mi sta chiedendo qual è il corso, che quale corso voglio fare all'Art of Film College. Allora, aspetta, te lo dico subito, tanto ci metto un minuto, poi riprendo a parlare di Matrix, scusate. Perché sto rispondendo a questa domanda? Perché magari qualcuno si incuriosisce, scopre questo autore e magari quella cosa può cambiargli la vita. Per cui perché privare qualcuno di questa informazione? Un attimo di pazienza, sto scorrendo la mia infinita lista di Paul Jacobs, che è un medium allucinante, ma stato testato dagli scienziati e non hanno trovato che ingannava, è andato in televisione facendosi bendare con persone che non conosce, cioè l'hanno testato in tutti i modi possibili, è un mostro. Volevo fare un corso con lui, ma da quello che ho capito, da quest'anno non insegna più. Però pare che insegnerà da un'altra parte l'anno prossimo, infatti sto valutando se fare il corso con lui, perché chiunque conosco che ha fatto il college mi ha detto vai da lui perché è veramente un insegnante bravissimo. Perché solitamente esiste un po', ma questo lo sanno in molti, una dicotomia tra chi sa fare, che spesso non sa insegnare, e chi sa insegnare, che spesso non sa fare. Cioè, trovare qualcuno che sia molto bravo a insegnare e contemporaneamente molto bravo anche a fare è raro. Paul Jacobs è uno di questi, è incredibile, è un insegnante ancora più incredibile. Chiunque dato da lui è stato spremuto come un limone pur di migliorare, pur di farlo migliorare, perché è veramente molto esigente, però tanto di cappello, perché è un mostro sacro tra gli attuali medium in vita. Per cui stavo valutando eventualmente di andare da un'altra parte dove farà il corso, però mi devo informare perché è una cosa che ho visto mentre cercavo appunto, perché cercando tra i vari corsi mi hanno poi indicato di seguire quello. Vabbè, chiusa parentesi e torniamo a Matrix, scusate, però insomma, anzi scrivo pure il nome magari in chat perché qualcuno può farsi una ricerchina. Paul Jacobs. Purtroppo i suoi libri in italiano non esistono, ne ha scritto, non so se ha scritto libri o se qualcuno ha scritto dei libri su di lui, adesso mi sta venendo in dubbio, però quello che trovate, se sapete l'inglese, leggetelo, che è veramente un personaggio incredibile. Vabbè, allora, Matrix. Nel frattempo mi sono perso una pagina con i miei appunti del terzo giorno, maledizione. Ah, ecco qua.
Allora, dicevo, si è aperta la giornata con le domande e le risposte. Non ci ha fatto, non ci hanno tanto dato spazio per le domande, cioè, ci hanno dato proprio, infatti ci hanno graziato dandoci lo spazio per le domande e le risposte. E ovviamente, come potete immaginare, indovinate chi ha alzato la zampina durante la momento delle domande, eccolo. Tant'è vero che sono stato il primo, sono uno dei primi a alzare la mano. Non mi hanno fatto, cioè non sono andati direttamente da me col microfono per le domande, hanno fatto quelli dopo, veramente cosa poco carina perché avevo alzato la mano io per primo. Dopo che ogni volta facevano parlare altre persone, mi sono sinceramente, cioè non mi sono arreso, sono stato così. A un certo punto Melissa ha detto: date il microfono a quello con la camicia color porpora. Che poi non è porpora, ma è viola, però chiaramente da dove stava lei, visto che era un po' distante, sembrava porpora, perché se no, se continua a alzare così, gli viene tipo un infarto miocardico. Più alla fine mi ha graziato e ho potuto fare le mie due domande. E, tra l'altro, per chi si sta chiedendo cosa ho chiesto, gli ho chiesto, diciamo, gli ho ricordato a Richard, perché il giorno prima ci ha spiegato tre metodi per sviluppare la chiaroveggenza in maniera abbastanza veloce, ce l'ha detti solo due, gli ho detto scusa il terzo. E poi la seconda cosa, che è ancora più interessante, visto che parlava di come lui aveva assorbito, diciamo, aveva velocizzato l'apprendimento di alcune discipline, per esempio la programmazione linguistica, ma non solo. Attraverso l'uso dei campi morfogenici di Sichel-Drake, cioè collegandosi al campo e prendendo le informazioni per accelerare, diciamo, come si dice, l'apprendimento, gli ho chiesto come si fa. Per cui, cioè, ho fatto due domande, non neanche così banali, e ci hanno dato varie informazioni, diciamo. Però prima di questa domanda, hanno risposto alle domande degli altri. E ci hanno detto un po' di cose interessanti. Ad esempio, una delle cose interessanti è stata che il campo quantico è un po' come un cane. Cioè, la mia immagine, però, devo dire, mi è rimasta molto impresso come concetto, che il campo quantico, una volta che impari come collegarlo, è come un cane. Cosa vuol dire? Arriva quando lo chiami. E in effetti mi sono reso conto, con la pratica, che il campo iniziava a interagire, a volte anche prima, in realtà, di quando lo chiamavo io, Cioè, a volte bastava solo un pensiero, un intento, un po' dire alla persona, ok, lavoriamo, e a volte bam, questo era tutto quello che serviva per la persona per risolvere il problema, assurdo, però è successo. E nel momento in cui, insomma, mettevo l'intento, lo chiamavo, il campo arrivava. Cioè, se effettivamente l'ho proprio, non è che l'ho sentito, cioè, non è difficile da spiegare, non è che si sente. Perché come ci ha ripetuto Richard diverse volte oggi, Matrix Energetics non è una tecnica energetica, cioè non c'è uno scambio di energia, c'è uno scambio di informazioni. Qualcuno dirà, ma energia e informazioni sono la stessa cosa? In teoria sì, però mi verrebbe da dire che l'energia è più che altro un vettore di informazioni, cioè una sorta di veicolo che trasporta l'informazione, però è più lenta dell'informazione stessa. Ok? Il concetto di informazione è preso proprio dalla fisica quantica, dalla meccanica quantica, per cui intendo, quando parlo di informazione, intendo proprio il concetto di informazione inteso come si intende in meccanica quantica, non come lo intendono della New Age, giusto per capirci. Per cui, insomma, non è che si sente l'energia, ma si avverte che c'è un qualcosa che sta lavorando. Soprattutto quando tu ti metti da parte, quindi lasci che sia il campo a lavorare, che non sei tu, e che ha una sua intelligenza, che fa delle cose perché sa cosa deve fare, ed è abbastanza impressionante da vedere. Cioè, lo vedi, cioè, dopo un po' inizi a vedere che qualcosa entra. Per capire questa cosa, se qualcuno ha mai fatto un'esperienza con le costellazioni familiari, sostanzialmente le costellazioni familiari funzionano in base, se vogliamo dire così, allo stesso principio di Matrix, cioè si crea, diciamo, il cerchio delle persone. Che sono appunto i costellanti, mi pare, costellanti, non costellatori, perché costellatore è il conduttore, oh, mi stava venendo un dubbio, costellante, vabbè, sì, forse conduttore, vabbè, perché è un po' che non faccio pratica delle costellazioni familiari, anche se penso che dall'anno prossimo mi metto giù e farò, diventerò anche un conduttore di costellatori, perché è una cosa che devo fare.
Anche se in realtà con quello che ho imparato al corso di Matrix praticamente ho già imparato come si fa, perché praticamente tutte le cose che utilizziamo nelle Matrix sono le stesse cose che fanno i costellatori, chiaramente in un contesto diverso. Ambito diverso, vabbè, già chiusa parentesi, questa cosa mi è venuta in mente adesso, per cui tra l'altro me la segno. Costellazioni, così ce l'ho in mente insieme a un'altra idea che mi è venuta oggi pomeriggio. E dicevo. Però, insomma, farò una formazione formale per avere, insomma, i requisiti adatti. Cioè, stavo già studiando in realtà, però voglio approfondire ulteriormente con un ulteriore corso, che non è il primo che ho fatto, non ci ho fatto uno. Ah no, due, considerando il metodo, l'altro metodo che ho utilizzato. Niente. Insomma, si sente insomma che qualcosa interviene, per cui insomma oggi ancora di più di ieri, anche se già ieri ho avuto tante diciamo, dimostrazioni lavorando con le persone, ancora di più ho sentito il campo. Cioè diciamo che se nel secondo ho avuto la consolidatura che il campo comunque riusciva a richiamare la volontà, nel terzo ormai avevo vinto qualsiasi ulteriore vago dubbio che potessi avere sul fatto di riuscire a utilizzare il campo in maniera cioè, costante, e adesso ormai cioè, diventa, cioè, come dice Richard, una volta che tu entri nell'ottica, poi rimane con te sempre, cioè, in qualche modo tu stesso, una volta che sei informato dal campo di Matrix, che sei imbevuto da questo nuovo tipo di informazioni. Ormai non torni più indietro perché comunque si è espanso il tuo senso del mio, il tuo senso della realtà, il tuo senso di cosa è possibile, ti è cambiato inevitabilmente. Cioè, in qualche modo adesso state vedendo un Jimmy che ha ricevuto, che ha scaricato delle informazioni nuove, per cui c'è una nuova versione che non era quella prima del corso. E devo dire un'altra cosa che mi ha colpito, in effetti, dopo aver fatto il corso di Matrix, anche se non l'abbiamo ancora finito, sostanzialmente quasi tutte le altre tecniche diventano fondamentalmente inutili. Ne parlavo oggi con una ragazza che frequenta il corso e lei doveva finire di fare il corso di EFT, che chiaramente, vabbè, molti di voi non sanno cos'è, comunque Emotional Freedom Technique, cercate EFT, Empoli Firenze Torino, per chi vuole fare una ricerca, che è una tecnica grandiosa, l'ho studiata anni fa, sono stato uno dei primi d'Italia tra l'altro a conoscere questa tecnica e applicarla, soprattutto sperimentarla, però fondamentalmente, cioè, dopo che hai questi studi di Matrix non ti serve più, come le costellazioni familiari, fondamentalmente tutto quello che abbiamo fatto oggi è quello che vedi fare dei, che si vede fare dai costellatori, per cui, intanto il costellatore cosa fa? Accede al campo, associa le persone al campo, o meglio il campo che si associa alle persone, percepisce con chiaroveggenza, chiarudenza, chiarosapienza, che l'abbiamo fatto tutt'oggi, lascia che sia il campo a guarire la persona, riceve informazioni dal campo, fa le risoluzioni. L'unica differenza rispetto a Matrix è che Matrix è 100.000 volte più veloce, cioè tutto lì, però gli elementi costitutivi sono quelli. Per cui, boh, nel senso che, cioè, magari uno lo fa perché magari vuole approfondire e gli piace, però fondamentalmente non ti serve più. Stessa cosa, ho visto accadere delle trance, cioè ormai è diventato all'ordine del giorno vedere persone in trance profonda in 2 minuti. Sì, lo so, si fa anche con l'ipnosi, che ne so, shock o l'ipnosi dinamica o altre tecniche ipnotiche, si può raggiungere uno stato di trance profondo in 2 minuti. Ma la cosa che è interessante non è solo che si raggiunge uno stato alterato di coscienza, alternativo più che alterato, ma diciamo anche alterato di coscienza in pochi istanti, ma che c'è anche l'aspetto lavorativo, che può durare a volte anche veramente un minuto. Cioè, che è una cosa, cioè, boh. Cioè, veramente non so più molte tecniche che ho studiato, conosciuto, anche applicato, che cosa mi serviranno ancora. Cioè, boh, sì, le terrò perché comunque ce le ho, fanno parte del mio bagaglio. Cioè, questo per farvi rendere un po' conto di che cosa è stato, soprattutto questo terzo giorno.
Cioè, dopo di questo dici, boh, ok. E vediamo che altro posso dirvi. Diciamo, una delle cose che abbiamo trattato oggi, è trattato nel senso di trattato, nel senso di cui si è parlato, dalla sessione domanda-risposta, l'inevitabile domanda, ma questa roba posso farmela da solo su di me? E come tratto si può trattare di altre distanze, un po' come Reiki, altre tecniche? E come si fa? Per cui una parte della mattinata è stata per spiegare i metodi di autotrattamento, ce n'è più di uno, i metodi di lavoro a distanza, anche lì c'è più di un modo di sperare un gatto, come dicono gli anglofoni. Non so, una brutta metafora, però un detto. E per cui abbiamo imparato a utilizzare come si lavora su di sé. Per chi è curioso, diciamo, il metodo di autotrattamento è fondamentalmente pressoché quasi uguale a quello che si fa nel Reiki, quasi uguale. Cioè, si può utilizzare un surrogato, ad esempio, un surrogato c'è cioè un qualcosa che rappresenti te e trattarlo. Non ho trovato niente di nuovo rispetto a altri metodi per autotrattarsi o per trattare a distanza, più o meno sono le stesse cose, anche perché alla fine quelli sono i metodi. Cioè. Chiaramente l'aspetto interessante è il concetto di una cosa che poi è un po' anche il principio della radionica e della radiestesia. Una cosa può essere un rappresentante, cioè qualcosa che rappresenta qualcos'altro, una rappresentazione di qualcun altro, semplicemente perché la consapevolezza, neanche la consapevolezza, sì, la percezione, la consapevolezza di una persona associa quelle due cose, quindi crea una sorta di link, di ipertesto, no? Un po' come i siti web che tipo clicchi su e ti portano dall'altra parte, no? Cioè c'è un collegamento tra queste due cose, ok? Che dirvi poi? Ci sono stati insegnati dei modi, per esempio, per capire come velocizzare il lavoro, diciamo, sulle persone. Per esempio, una domanda, chiaramente lo strumento principe è la domanda aperta, cosa che si utilizza tantissimo anche in Access Consciousness e anche nei registri akashici alla fine. Un metodo veloce per abbreviare la durata di una sessione è chiedersi che cosa dovrei fare per cambiare questo schema bloccato. Tra l'altro potete utilizzarla, mi viene in mente adesso, non ce l'hanno detto, però alla fine ha senso, è un qualcosa che tu puoi chiedere a te stesso per avere un'informazione anche per cambiare i tuoi schemi. E tra parentesi, Bartlett non usa mai il termine problema, perché già il termine problema è un campo morfico che porta un certo tipo di concetti, ma usa il termine schema, perché alla fine è tutto uno schema di energia, uno schema un po' come un copione, per cui lui utilizza schema al posto dei problemi. E poi bisogna prestare attenzione, chiaramente una volta si fa questa domanda, cosa ci arriva come risposta, perché è inutile fare una domanda se poi la risposta non l'ascolti perché sei distratto, non l'ascolti nel senso che non presti attenzione a cosa ti arriva come risposta. Poi abbiamo trattato vari metodi per, diciamo, trattare le dipendenze, che chiaramente vanno trattate, soprattutto la maggior parte delle dipendenze, soprattutto degli aspetti ovviamente mentali e emozionali che vanno tolti, tra cui uno dei più importanti è il senso di colpa e la vergogna, perché il senso di colpa e la vergogna stessa creano una dipendenza, cioè è una sorta di dipendenza della dipendenza, perché ci sono persone, ed è vero, perché ne ho conosciute più di una nella mia vita, che sostanzialmente facevano delle cose non belle, non perché le volessero fare, ma perché avevano bisogno di sentirsi in colpa o vergognarsi, in quanto la colpa e la vergogna gli permetteva di perpetuare uno schema di masochismo. Per cui se la persona godeva nel sentirsi uno schifo, perché ha fatto qualcosa di squallido, continuava a perpetuare magari la dipendenza, quindi va rimossa chiaramente la dipendenza dalla vergogna, perché se no non si può risolvere la dipendenza, che in realtà quasi non è la vera dipendenza, ok? Cioè la dipendenza magari in quel caso è solo il modo in cui, diciamo, il cavallo di Troia, no? Lo specchio per le allodole, chiamatelo come vi pare, cioè la finta dipendenza non è quella che apparentemente è la dipendenza, cioè la vera dipendenza non è quella che apparentemente è la dipendenza, ma quella che sembra la dipendenza vera di quella persona, in realtà è una finta dipendenza che rafforza qualcos'altro. E questo concetto è interessante perché, come vi posso dire, questa cosa
Non so se mi viene il termine. Ecco, è utile per le relazioni. Cioè, magari alcune volte ci sono alcune persone che non riescono a uscire dalla relazione perché hanno in realtà la dipendenza da vergogna e senso di colpa perché hanno del masochismo. Quindi hanno tolto lo schema di masochismo. Però prima ancora lo schema di vergogna, se no, non si può cancellare la dipendenza magari da quella relazione tossica. E quella informazione è interessante perché mi ha fatto molto riflettere. In effetti è vero, perché questa cosa l'ho notata anch'io nella mia esperienza. E chiaramente uno dei primi modi per uscire da un problema, a parte voler uscire dal problema, ovviamente, è essere onesti con se stessi. Se uno ammette di avere il problema, già può iniziare a cambiare. Se uno lo nega, dice no, no, ma io non ce l'ho sta cosa, non ce l'ho sta dipendenza. Ciao. Per cui, qualche altro vi posso dire? Vabbè, niente. Poi vabbè, sempre sul discorso dello sviluppo della chiaroveggenza, la cosa più importante, ci ha detto un paio di consigli. Richard ha nominato un libro che si chiama L'apertura del terzo occhio, credo che in italiano però sia tradotto solo come Il terzo occhio di Lobsang Rampa, che io non conoscevo. Cioè in realtà conoscevo nel senso che libro l'ho visto, ma non l'ho letto, che però in realtà non contiene nessuna parte pratica, però lui ha preso delle idee da lì per sviluppare alcune cose. Comunque, la cosa più importante che diciamo per poter sviluppare l'intuito è quello di prestare attenzione ogni volta che abbiamo un intuito, cioè un'intuizione molto utile, cioè nel senso che in qualche modo si rivela vera. Appena scopriamo che è vera, perché andiamo a verificare, ovviamente, perché se la verifichiamo non potremo mai saperlo, bisogna premiarsi, celebrare il momento in cui l'intuizione ha funzionato. Quindi, che ne so, lui addirittura diceva di crearsi una sorta di ancoraggio, quello che è un PNL, per esempio lui stava ogni volta che azzecca, stava la pacca sulla spalla, e siccome americano usa un termine americano, che chiaramente per noi italiani avrà relativamente poco senso, ma in Inghilterra e in America e non capiscono immediatamente a cosa si riferiscono, si dà una pacca sulla spalla e dice good boy, good boy. E praticamente è quello che si dice ai cani quando sono obbedienti rispetto all'ordine del padrone. Perché proprio good boy? Beh, ovvio, perché sostanzialmente è un condizionamento operante, come lo chiamano in psicologia, che è rafforzativo del comportamento, no? Base del cognitivismo, diciamo del cognitivo comportamentale. Chiaramente, diciamo che proprio perché il campo morfogenetico di questa cosa è quello dei cani, quindi del condizionamento, se io mi dico good boy dandomi una botta sulla spalla, sostanzialmente sto utilizzando questo campo morfogenetico utilizzato da tantissime persone, quindi è forte, che è un po' come cioè, un campo ha una forza pari, un campo manco un'egregora, perché alla fine le egregore sono campi morfogenetici, ha una forza tale quanto più persone credono, investono energia in quella cosa, perché se non ci credono, ma iniziano a crederci, diventa reale. Cioè, per dire, che ne so, esempio, gli angeli non esistono, no, non dico che non esistono, però un esempio, gli angeli non esistono, ma se ci credono 100.000 persone ne parlano, in qualche modo iniziano a esistere, perché qualcuno scrive articoli sugli angeli, qualcuno dice che ha contattato gli angeli, qualcuno scopre una tecnica per contattare gli angeli, eccetera, eccetera, no? Stessa cosa con gli alieni, ma anche con le divinità, cioè la forza di un Dio diventa maggiore quanto più persone ci credono. Se nessuno crede più a quel Dio, pensate a quanto quel Dio diventa debole. Ci sono degli dèi che sono stati dimenticati perché nessuno ci crede più, per cui hanno perso potere, ma se tutti ci credono, diventa in qualche modo quel Dio esiste, dipendentemente da quale Dio sia. Ok, potrebbe essere pure Thor col martello, quello della Marvel, no? Degli Avengers, eccetera. No, del fumetto degli Avengers, anzi. Però il concetto è quello. E per cui, insomma, chiaramente se tu utilizzi il campo morfogenetico del condizionamento dei cani, che è un campo molto utilizzato in tutto il mondo, in qualche modo ti stai condizionando a dire all'intuito bravo, che funzioni, vieni sempre di più perché ti premio. C'è un modo di autoprogrammarti, insomma, ok? E
E devo dire, è una cosa apparentemente banale, però in effetti è molto intelligente da fare, molto pratica soprattutto, ok? Un altro consiglio che ci ha dato Richard, che è molto bello, siccome lui lavora, praticamente non fa sessioni di persona, perché non ha detto, non c'ho più tempo né voglia né energia per fare di persona, lavoro solo a distanza, via Skype, ok? E ogni volta che ha un'intuizione, lui tiene sempre davanti a sé un iPad, connesso a internet, ovviamente, appena gli arriva un qualcosa che comunica alla persona, per esempio, che so, una parola, un concetto, anche qualcosa che lui stesso può non sapere fino a un minuto prima, lo va a cercare sull'iPad per cercare informazioni, perché molte volte scopre magari un articolo dove c'è un concetto, una parola che era proprio quello che gli serve per risolvere un problema. E magari l'articolo era lunghissimo, ed era la maggior parte delle cose inutili, ma c'è quel concetto che mi serve, lo trova lì. Per cui questo è un altro modo per rafforzare l'intuito, perché comunque perché lo rafforza? Perché sostanzialmente quando tu hai un'intuizione, se vai a verificare subito quella cosa, e chiaramente vai magari anche a leggerti degli articoli, eccetera, vai a nutrire quel campo legato, campo morfogenetico legato all'intuizione, quindi in qualche modo la fai progredire, ok? Che è insomma una cosa interessante. Poi un'altra cosa interessante, un'idea che devo dire è veramente banale, ma mi chiedo sempre perché non ci ho mai pensato, quando si tratta qualcuno, chiaramente chiedendo il permesso alla persona, perché se no non si può trattare una persona, farlo mentre dorme. Perché? Perché lì sicuramente non c'è niente di quella persona, a parte, vabbè, forse degli schemi inconsci che in qualche modo possano cercare di opporsi al cambiamento, ma non perché si oppongono, semplicemente non ci sono dei meccanismi di autosabotaggio in cui lui sta dormendo, basta sapere le sue abitudini. Beh, chiaramente bisogna chiedere prima il permesso, ripeto. Non iniziamo con gente che fa video dicendo, no, Jim mi ha detto che... bisogna trattare le persone mentre dormono perché non si possono difendere. Non ho detto questo, non capite fischi per fiaschi per poi strumentalizzarli su YouTube, Facebook o dove vi pare. Cioè, non ho detto questo, ho detto quello che ho detto. Se voi capite delle cose, non siete etici, chiedici perché le state distorcendo, ok? Poi, vabbè, che altro? Che altro? Vi sto leggendo i miei appunti che chiaramente sono tutto fuorché ordinati perché oggi ho scritto, non so quanto avrò scritto, 20 pagine di appunti, ma sì, la 20, quasi una ventina di pagine di appunti, infatti fa male la mano di cuore, in cui insomma per dover scrivere di fretta, beccare nomi stranieri, riferimenti, battute strane che fa Richard, che fa una quantità di battute enorme, non è semplice, per cui i miei appunti sono tutto fuorché organizzati, infatti poi dovrò riscrivermi, hai finito il corso per dargli una forma. Ok. Vabbè sì, questa è la cosa che ho detto prima, c'è un concetto da superare che Matrix Energetics è un trasferimento di energia, in realtà no, perché è un trasferimento di informazione ed è istantaneo. E ci hanno spiegato a quel punto, per capire il concetto di trasferimento di informazione, la struttura, diciamo, principe del trasferimento di informazione sono i campi torsionali. Quindi siamo beccati una piccola parte di teoria sui campi torsionali, di cui devo dire non so pochissimo, mea culpa, perché l'ho studiato poco, e ci hanno spiegato qual è lo stato attuale della tecnologia e degli studi sul campo, sui campi torsionali. Chiaramente chi è lo scienziato che più di tutti ha studiato queste cose? Che è famoso ed è morto, è stato massacrato dalla comunità scientifica, non riconosciuto, ma era un genio dei geni. No, lo sto parlando di Leonardo da Vinci, Nikola Tesla. Nikola Tesla è stato quello che più di tutti ha studiato i campi torsionali e chiaramente dal suo lavoro, come potete immaginare, dato diciamo, la zona in cui è nato Tesla, chiaramente quelli che hanno portato avanti gli studi sono i russi. Infatti la scienza russa... studia i campi torsionali. I campi torsionali sono delle cose un po' particolari perché i campi torsionali spiegano tutti i fenomeni apparentemente strani, cioè telepatia, telecinesi, teletrasporto, il movimento almeno in teoria degli UFO, e tante altre cose veramente strane. Diciamo che noi durante il corso abbiamo una
un assaggio di com'è lavorare con i campi torsionali, perché tante volte lavorando con le persone iniziano proprio a contorcersi e si vede che c'è un campo che lavora sulla loro fisiologia, creando delle spirali, diciamo delle spirali, credo, adesso non so se è un toroide o una spirale, però si vede che c'è comunque un movimento torsionale. E ho visto della gente che si contorceva in maniere che neanche, credo, come si chiamano, i contorsionisti, ecco, come neanche i contorsionisti, ragazzi, ho visto delle cose. Soprattutto una ragazza in particolare, gli ho visto fare dei movimenti che non so come potesse a livello di gravità assumere certe posizioni, boh. Cioè sulla punta dei piedi piegata, inclinata, senza un baricentro, boh. Non lo so, ripeto, lo so, per molti di voi questa cosa sembra fantascienza, devo dire anche per me, però l'ho visto, per cui l'ho visto, l'ho fatto anch'io con alcune persone, cioè nel senso che trattandole, ho visto delle persone che hanno avuto questo tipo di effetto e ne ho viste tante, strattate sia da Richard che da Melissa, per cui Madonna, ecco, non ho altro da dire al riguardo. Mi sono appuntato chiaramente di studiarmi i campi torsionali perché, non ne sapendone nulla, farò una bella dieta di articoli, video su YouTube, libri, eccetera, anche se cercando campi torsionali su Amazon ho trovato una beneamata mazza, però immagino che in italiano non ci sono tanti testi che ne parlano, per cui come sempre mi dovrò rivolgere al mercato inglese, tanto compro più libri in inglese che in italiano a casa mia. Vabbè. Poi, se quello che vi ho detto è particolare, adesso entriamo nella parte veramente strana della giornata, cioè le frequenze. Allora, cosa sono le frequenze? A un certo punto della sua carriera, Bartlett ha canalizzato 21 frequenze universali della guarigione della malattia della specie umana. Inizialmente le ha utilizzate un po' come, pensavo che fossero un po' come il Reiki, no? Cioè delle energie che tu canalizzi e utilizzi con le persone, ma le frequenze sono molto, molto di più, come ci ha spiegato. Sostanzialmente, un po' come nel metodo Mysterium Aeternum di Slavigering, di cui insomma io con cui ho studiato gli discorsi, anche tuttora in realtà, perché ancora studio con lei, le frequenze sono in realtà delle intelligenze, sono tutte numerate chiaramente, ma sono delle intelligenze, quindi hanno una sorta di attitudine, cioè atteggiamento, pardon, personalità, caratteristiche uniche. Cioè, sono come degli esseri vivi, però sono delle frequenze. Ok? Abbiamo imparato quali sono queste frequenze e come utilizzarle in vari modi. Ognuna di queste frequenze ha delle funzioni, per esempio aumentare o togliere la vitalità da un qualcosa, eccetera. Stabilizzare, donare pace e connessione, che ne so, riunire i tessuti, separati. Che ne so, pulire da frequenza 9, per esempio, pulisce da gli ospiti indesiderati, chiamiamoli così, del campo, cioè gli ospiti non fisici indesiderati. Per esempio, nel caso delle dipendenze, una cosa ben nota a chi fa Reiki, ma tante altre cose, è che quando una persona ha un problema di dipendenza, sostanzialmente non ha solo una dipendenza emotiva, eccetera, ma spesso ci sono anche delle, che vanno entità non proprio simpatiche, che prendono e invadono il campo energetico di quella persona, per cui se queste cose vanno purificate, questa frequenza per esempio la pulisce. Ma giusto per darvi un esempio, diciamo che le frequenze possono essere richiamate quando serve, ma in realtà l'ideale sarebbe, dato che sono intelligenze, lasciare che siano le frequenze a presentarsi. Per cui con alcune procedure che abbiamo imparato, che sono assolutamente incomprensibili per chi non ha frequentato il corso dal vivo, per cui non ve le spiego, ma semplicemente perché pure se ve le spiegassi non le capireste, però è possibile richiamare, fare in modo che ti arrivi la frequenza o le frequenze che ti servono e le utilizzi con le persone. Poi c'è più di un modo per farlo, chiaramente, però è molto interessante. Una delle cose più interessanti, tra l'altro, è stata una cosa che è stata detta, che devo dire abbia colpito un concetto, cioè le diagnosi mediche possono essere viste come delle entità o degli incantesimi, perché alla fine, se ci pensate, una persona sta, magari non si sente bene, va da un medico, non sa esattamente cosa, sa solo che non si sente bene. A un certo punto il medico vede le lastre,
E dice: ok, salve, a lei rimangono 6 mesi di vita. No? Quelle di Agnosi uno non vorrebbe sentire mai. Ok, va benissimo. Allora, nel momento in cui gliel'ha detto, sostanzialmente gli ha messo una sorta di tappo ovunque, che vuol dire che sostanzialmente dopo di aver sentito quelle 5-6 parole, quella persona diventa incapacitata, perde vitalità, perde speranza, eccetera. Che non è molto diverso dal fare, che ne so, una maledizione, una fattura, oppure avere un qualcosa che ti ciuccia l'energia, che magari viene da un'altra dimensione, ti prende l'energia, ti blocca, fa sabotaggi, eccetera, eccetera. Ok? Per cui non, cioè, senza concetto mi ha un attimo risolato, perché in effetti non avevo mai pensato che la diagnosi potesse essere una cosa di questo tipo, ma è così, perché ad esempio tante volte ci sono persone che, ricevuto la diagnosi, nonostante magari potrebbero guarirla con altri mezzi, non riescono a liberarsi della diagnosi, sai, si attaccano talmente alla diagnosi, per cui hanno un attaccamento barra dipendenza barra possessione da parte della diagnosi, che alla fine cos'è la diagnosi? Un qualcosa creato dal medico, che è una sorta di creatura, mettiamola così, un figlioccio del medico e della classe medica. Il campo torsionale dei medici, ovviamente potentissimo, perché esiste da secoli, è un campo di gente privilegiata, potente, rispettata, temuta, eccetera. Per cui sostanzialmente, insomma, una roba particolare. Devo dire, questo concetto mi ha molto colpito. Ok, poi vediamo. Niente, poi ci hanno dato sostanzialmente le procedure per lavorare con le frequenze, appunto, quindi abbiamo visto delle dimostrazioni. Ah, e tra l'altro è successo un'altra cosa, quando appunto c'è stata la dimostrazione delle frequenze, è successa un'altra cosa molto strana. Una ragazza è salita sul palco, che aveva vari miliardi di problemi, direi, ma veramente di varia natura, fisica, emotiva, cioè di tutto di più, anche nelle vertebre, tant'è vero che Richard, essendo un chiropratico anche, ha utilizzato dei test kinesiologici specifici che credo utilizzino i chiropratici, anche se non con un abito conosco poco, per testare le singole vertebre, nel senso che per ogni vertebra c'è un test kinesiologico. Per chi non sa cos'è il test kinesiologico, è un test che si fa, per esempio, che ne so, unire le dita d'anello, tipo queste due così, non si vede una mazza, ok, forse adesso vedete, in cui si fa forza e si spinge. Magari con un altro dito, se ce lo facciamo noi o ce lo fa un'altra persona, spinge per cercare di dividere le dita. Quando è debole, quindi quando perde forza, vuol dire che il test è fallito, quindi in quel punto c'è una perdita di energia. A cosa serve? Per esempio, si possono vedere, che ne so, tolleranze alimentari, chiaramente non è scientifico, però è un modo per testare queste cose. Si possono vedere, che ne so, la compatibilità con un libro, la compatibilità con un partner, la compatibilità con qualcosa, se c'è un indebolimento in un organo, eccetera. Insomma, questo è un test generale, questo delle dita. Per le singole vertebre ci sono dei test specifici. Tanto non conoscevo, li ho visti per la prima volta, fatti da Richard, molto interessante, devo dire. E questa ragazza, insomma, lui l'ha testato e quasi ogni vertebra lei era debole, ma proprio tanto debole, tranne in una, mi sembra che non era debolissima, però non era neanche particolarmente forte. Ha utilizzato una frequenza, credo, quindi ha semplicemente chiesto quale frequenza servo, tac, 2 secondi, forse uno, cioè non ha fatto in tempo a fare diciamo, al trattamento che sostanzialmente ha detto e fatto. Praticamente tutti in sala cioè no, abbiamo alzato in piedi, forse no, qualcuno magari si è anche alzato in piedi, però sicuramente abbiamo tutti aperto gli occhi così dicendo che fatto? E lui ha fatto, sì, fatto. Ci ha visto un attimo increduli, perché nessuno di noi ci credeva, cioè, te lo faccio vedere. Si è alzata la ragazza, li ha testato con il test muscolare, con il test kinesiologico, tutte le vertebre, era forte in tutte. E l'ha fatto 6 volte, cioè non è una volta sola, cioè per ognuna delle vertebre ha fatto un test diverso, neanche a dire faceva sempre lo stesso. Cioè noi siamo rimasti così, siamo guardati e abbiamo detto, vabbè, ok.
E quindi, diciamo, fatto così, in teoria era finito. In realtà no, perché poi Richard ha detto no, c'è ancora qualcos'altro su cui lavorare, perché percepiva che c'era. Dopo un po' ha iniziato a lavorare con la ragazza. Questa, come succede veramente in corso di Matrix, vedete video perché ci sono video su YouTube, anche se la maggior parte sono in inglese, però qualcosina in italiano c'è. Vedete, cioè, la gente che sviene sul palco. Questa ragazza dopo un po' piomba proprio boom, in trance profonda sul palco, ma anche molto velocemente, quindi sembrava quasi che avesse proprio battuto. Infatti per un attimo ci siamo preoccupati, perché è stata una cosa proprio velocissima. Poi alla fine no, perché non si era ferita, non c'era niente, essenzialmente stava solo svenuta in trance sul palco. Poi piano piano ho iniziato a fare dei movimenti che può capitare quando la persona sta facendo una trance profonda e di elaborazione inconscia, come si chiama tecnicamente nel mondo dell'ipnosi, e stava praticamente esibendo vari movimenti inconsci del corpo, quindi che ne so, movimenti delle braccia, degli occhi, respirazione diaframmatica o altri tipi di respirazione, a volte più accelerata, a volte più, dipende insomma dal che cosa sta succedendo, eccetera, e niente. E poi continuavo a lavorarci, però sta ragazza, insomma, a un certo punto mi sembra di aver capito che ha iniziato a piangere, perché io non ero proprio vicinissimo al palco stavolta, gli altri giorni sì, per cui siccome comunque Richard aveva visto che c'era della roba con cui lavorare ed era l'ora della pausa pranzo, ci ha praticamente mandato via tutti. E lui e Melissa si sono messi a lavorare con questa ragazza in privato, diciamo, dell'aula, e niente, noi siamo andati a fare la pausa pranzo. Poi dopo 40 minuti ho visto la ragazza scendere in corridoio, che da una parte stava ancora con le lacrime, però da una parte sorrideva e si vedeva che si era, cioè, stava molto meglio, molto molto meglio. Infatti poi l'ho vista pure durante la sua giornata, stava bene, perché ogni tanto ci si incrociava nell'aula, la vedevo. Wow. Non ho idea di che cosa ne abbiano fatto dopo per risolvere, insomma, i suoi schemi, però impressionante. E fino a qua, insomma, ok, molto, molto particolare. Poi abbiamo fatto un po' di pratica con le frequenze e anche lì ho visto cose pazzesche, c'è gente che entrava in trance profonda in pochi secondi quando la trattava, cioè delle cose veramente folli. Ripeto, detto così non rende l'idea, però ho iniziato per esempio a lavorare. Una delle sessioni più belle per me è stata quando ho lavorato con una signora che aveva un problema agli occhi, cioè perché nel senso, quando noi lavoriamo in gruppo, la prima cosa che solitamente chiediamo è cosa posso fare per te. Vedo questa signora e mi dice: guarda, io ho un problema agli occhi, ci abbiamo lavorato anche prima, però ancora non riesco a lavorarci. Dico, ok, va bene. Effettivamente, quando dice problema agli occhi, guardo meglio, ma gli occhi un po' contratti, acquosi, come se ci fosse, non dico lacrime, però del liquido, non riesco a capire, cioè come se quasi fossero unti, non so, non riesco a rendere l'idea per farmi. E poi c'era comunque una sorta di alone nero, cioè era come se fosse sporco lo sguardo, difficile da spiegare, tipo patina. Lavoriamo, mi pare che o lei o la ragazza successiva con cui ho lavorato, perché ho dei dubbi sinceramente, però aveva tipo 1200 schemi di problemi da risolvere, perché c'è un modo per testare tra i vari quanti ne ha. Credo fosse lei quella del 1200, o forse era quella dopo. Comunque, se non era lei, anche lei comunque ne aveva parecchi, perché mi sembra che questa ne aveva 600, forse, boh, che l'ho trattato talmente tante persone che non mi ricordo. Sostanzialmente, insomma, dopo tutto il lavoro, per cui lei è andata, è svenuta anche lei, ha fatto l'elaborazione inconscia, non a tutti succede, ragazzi, non voglio crearvi questa aspettativa che tutti quelli che vengono trattati con Matrix svengono, eccetera, eccetera, no. Sono anche persone con cui ho lavorato oggi che questa cosa non l'hanno fatta. Tutti hanno avuto un effetto dal campo, abbiamo lavorato, hanno avuto miglioramenti, però non tutti svengono. Con alcune persone è così, uno accetta quello che arriva, perché tanto va bene tutto. L'importante è che la persona migliora, perché se no si rimane uguale sostanzialmente, ma questo non è successo mai oggi, devo dire. Sostanzialmente, dopo che ha fatto l'elaborazione, riapre gli occhi. Quando riapre gli occhi, io stesso sono stupito, perché allora, numero uno, gli occhi non erano più contratti, cioè c'erano le palle belle, le pupille anche erano belle estese, ok?
cioè belle rotonde, prima invece erano come se fossero compresse. Non c'era più quell'aspetto acquoso, la patina nera era completamente scomparsa, quindi aveva proprio uno sguardo luminoso, pulito. La prima cosa che dice è: cacchio, io ci vedo molto meglio. Cioè, lei stessa è rimasta stupita. Gli ho detto: in che senso? Cioè, cosa è cambiato? Spiegami meglio. Ma vi ricordate quando dicevo l'altro giorno che Richard ci ha chiesto di porre l'attenzione su che cosa è cambiato e farlo notare anche all'altra persona? Sostanzialmente, lei dice: io normalmente vedo sfocato, anche con gli occhiali. Senza gli occhiali chiaramente peggio, ma io non riuscirei a vedere le sagome normalmente senza occhiali, invece le vedo bene. Non è che aveva la vista perfetta, però le ho detto che se prima aveva, mi sembra, un 7, cosa vuol dire 7? Da 0 a 10, dove 0 non ho il problema, 10 è il massimo, ma aveva un problema a 7, adesso mi ha detto che aveva un 3, cioè vedeva un po' sfocato, però più o meno riusciva a camminare, riusciva a muoversi, riusciva a capire che c'erano delle persone più o meno che caratteristiche avevo, cioè uomo, donna, giovane, anziano, cioè chiaramente non era perfettamente a fuoco, però probabilmente il campo continuerà ancora a lavorare su di lei, perché tra l'altro il campo continua a lavorare dopo che noi abbiamo attivato il processo. A un certo punto ci mettiamo da parte. Oddio, mi sono accorto solo adesso che avete fatto delle domande, ma non la stavo seguendo, perdonatemi, non mi sono accorto, chiedo scusa. Ciao Laura, Carla dice, mi sfugge la differenza tra le informazioni fornite dalla pratica Matrix e le informazioni fornite dalla tua dei registri. Carla, guarda, diciamo, mettiamola così, tecnicamente non c'è nessuna differenza perché i campi morfogenetici non sono nient'altro che registri, o se vuoi, i campi morfogenetici sono la etichetta barra spiegazione scientifica di che cos'è un campo morfogenetico, ok? Per cui in realtà nulla, tant'è vero che quando si fa la lettura dei registri avviene anche la cosiddetta guarigione akashica, quando si fa la lettura a qualcun altro. Perché? Perché sostanzialmente viene immessa della nuova informazione che prima era inconsapevole, perché come ci insegna Jung, tutto ciò che noi non sappiamo, quindi sostanzialmente inconscio, fa parte della nostra ombra. Ok? E l'ombra è quella cosa che tecnicamente ci parlano anche i testi sacri, quando parlano, che so, dell'avversario, del diavolo, del giudice, eccetera, eccetera, che è la parte avversativa di noi, sostanzialmente, quindi l'ombra, no? Se rimane ombra, diventa destino, perché chiaramente è una cosa che ha un effetto, non sappiamo che c'è, ma c'è e continua ad avere effetto, come un programma automatico, sostanzialmente. Quando tu vai a fare una lettura dei registri, vai a far riportare alla luce l'invisibile, quindi è come se tu vai a fare uno scavo nel theta healing, cioè sostanzialmente riporti alla luce la cosa seppellita, no? Il classico scheletro dell'armadio, lo tiri fuori, ops, esce lo scheletro, no? Nel momento in cui esce lo scheletro, si libera quel container che conteneva lo scheletro, quindi sostanzialmente l'energia bloccata da quello schema si inserisce nel sistema, quindi arriva un'informazione nuova, si inserisce nel tuo campo o nel tuo registro, se vuoi. Cioè, era già là, però, nel tuo registro delle consapevolezze, delle cose di cui sei consapevole, e sostanzialmente con l'inserimento di quell'energia, sostanzialmente c'è una liberazione. Per questo, appunto, nel mondo dei registri akashici si parla di guarigione akashica, ok? Per cui non è molto differente. In cosa è differente Matrix? Allora, la differenza rispetto ai registri è che i registri sono molto versatili, permettono di fare una marea di cose, però in qualche modo il loro ambito è ristretto ai registri, invece Matrix è un campo sostanzialmente morfogenetico anch'esso che è in continua espansione. Anche i registri sono in continua espansione, ma Matrix è decisamente infinitamente più, diciamo, più ampia, più espansa e più veloce. Per cui tu con Matrix puoi fare delle cose che con i registri magari potresti anche fare, ma non è ottimizzato. Invece Matrix è tutto estremamente ottimizzato. Perché? Perché Bartek è un genio. Semplicemente per quello. E Melissa non è da meno, devo dire, perché pure lei ha un'intelligenza veramente pazzesca. Bravissima, bravissima. Per cui, sostanzialmente, come ti posso dire, Matrix ti dà sicuramente delle cose in più. Tra l'altro, una delle differenze te le sto appena spiegando, per esempio, nei registri le frequenze non ci sono, ok?
che non è che non ci sono, cioè sicuramente queste frequenze sono registrate dai registri. Tecnicamente tu potresti con la lettura dei registri akashici dire ok, fammi leggere i registri delle frequenze, per cui magari scopri anche come utilizzarli, però ripeto, è un po' più ottimizzato perché lì hai proprio uno che lo utilizza tutti i giorni e ti spiega come utilizza dandoti le dritte, per cui è più velocizzato in teoria la cosa. Però sì, allora il concetto di fondo è, e sono d'accordo con Richard, ma con tante altre gente, perché è una cosa che ci penso anch'io, ed è un po' quello che diceva Leonardo da Vinci, cioè bisogna togliere l'idea della separazione. La separazione è la vera malattia, forse l'unica malattia che abbiamo, cioè separare le discipline, separare le persone, separare le cose, separare i concetti, separare le idee, separare noi dall'altro. La separazione è un'illusione. Più si va avanti, almeno me ne sto accorgendo, cioè più vado avanti nel mio percorso, più i confini fra le tecniche diventano sempre più labili, sempre più sottili, sempre meno chiari, sempre più espansi. È un po' come la coscienza, no? Che diventa sempre più grande perché incorpora sempre più roba, sempre più consapevolezza, eccetera. Per cui, insomma, diciamo che per me non c'è una grande differenza. Forse è un modo un po' più efficiente di utilizzarlo. Sicuramente utilizzerei entrambi, sostanzialmente. Non è che uno esclude l'altro, perché sono completamente. Più che altro mi rendo conto che le cose che io, ma questa è una considerazione mia, che spontaneamente mi attraggono in qualche modo sono legate fra di loro moltissimo, perché in Matrix abbiamo lavorato concretamente sul concetto di illusione della separazione, eccetera, eccetera, ma è anche quello che io vi dico in tutte le dirette delle fiamme, per cui in qualche modo sono campi in risonanza fra di loro, quindi non è un caso che ci sono delle cose che mi attirano di più, che mi arrivano, diciamo, a livello di consapevolezza, ma anche Access parla continuamente di coscienza unificata, superare la dualità, superare le polarità e tutta un'altra marea di cose, insomma. Chiaro? Spero di averti risposto, Carla. Poi, finalmente arriviamo al pomeriggio, e il pomeriggio, se quello che vi ho detto vi sembrava particolare, quindi frequenze per fare delle cose tipo superpoteri, andiamo alla parte veramente ancora più strana, ancora più fuori di testa, perché se non eravamo fuori di testa finora, adesso siamo, il nostro stretch di coscienza va ulteriormente fuori, perché siamo arrivati in Matrix Magic. Cos'è Matrix Magic? Semplicemente è l'utilizzo della magia applicato a, diciamo, nel contesto di Matrix Energetic. Se già Matrix Energetic sembra magia, in effetti probabilmente lo è, però Bartlet, che giustamente è un intelligentissimo figlio di brava donna, ecco, andate in giro cercando tutto quello che trovava di interessante fra tutti i modelli di tecniche, di strumenti, di idee, prendendo idee da film, da qualsiasi cosa per modificare, aumentare Matrix. E giustamente ha detto: la magia esiste da millenni, ha un campo morfogenetico fortissimo, perché tutt'oggi, nonché anche se la scienza ci dice che la magia non esiste, anche se ci sono gli scettici che ci dicono che la magia è una cagata, eccetera, eccetera, però eppure tutt'oggi nel 2000, quasi 20, nel mondo c'è veramente milioni, secondo me, di persone che della magia ci credono, e se ci credono ha un'energia questa cosa. Allora parte giustamente, perché non la utilizziamo? Cavolo, sì, chiaramente. Però giustamente la seconda osservazione è: ok, però siccome, come sapete, della magia ci sono varie cose, per esempio magia nera, colpo di ritorno, pizze, cacche e palazzi, chiaramente se io prendo la magia così com'è, vi prendo di quella cosa tutta la sua storia, inclusa la parte buona, ma anche la parte non tanto buona. Allora, non è conveniente magari prendere una cosa così com'è. Allora, cosa si fa? Si prende il campo o lo schema della magia, lo si riapplica in un contesto nuovo, dove ci sono delle regole diverse, appunto che quello di Matrix. Quindi si mantiene quello che fa, ma modificando un po' il modo in cui le regole agiscono. E a quel punto le si trasforma in uno strumento, diciamo, che crea delle, diciamo, delle risposte diverse. Per cui sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto riflettuto che il Reiki, ad esempio, è una forma di magia dei sigilli. Se qualcuno conosce la magia dei sigilli, ci sono miliardi di video di persone che la spiegano. Che è un metodo molto interessante di utilizzare la magia. In passato, moltissimi anni fa, feci degli esperimenti anch'io. Infatti, avevo messo un sigillo, credo che sia ancora in camera dei miei genitori quando l'ho utilizzato.
Tra l'altro, se ricordo bene, quando lo feci seppur avverato, ora che ci penso. Vabbè, sì, perché mi ricordo cosa ci misi. E poi niente, si è parlato dei simboli, quindi la simbologia del cerchio, la simbologia del sole, e della simbologia del triangolo, vari significati, delle cose, insomma, delle informazioni minime per poterle utilizzare se non ne sappiamo niente. Poi si è parlato dei quattro elementi: fuoco, acqua, terra e fuoco, più vabbè, l'etere, diciamo, del quinto elemento. Più il cristallo, che è una cosa che non è un elemento, ma in qualche modo è un elemento che possiamo utilizzare, un elemento nel senso di un ente, pardon. Niente, poi ci ha insegnato dei basi, proprio basi della magia, cioè che il cerchio si traccia per protezione, eccetera, eccetera. Il triangolo si utilizza durante le evocazioni per diciamo, bloccare i demoni, classicamente, per evitare che facciano danni durante l'incantesimo, quando se li si evoca. Ma in realtà i demoni possono essere anche delle parti non evolute del sé, quindi sostanzialmente diciamo, del proprio io, per cui sostanzialmente la magia è una grande metafora per lavorare sugli aspetti non evoluti di sé. Per cui noi ci abbiamo lavorato, abbiamo utilizzato queste cose per lavorare con le persone tra di noi e anche per manifestare, che è un'altra cosa che si può fare. E poi siamo andate veramente tra la follia più totale, cioè la magia dei sigilli. Ok? Ora, la magia dei sigilli fatta in Matrix Energetics è una cosa veramente particolare, perché per chi pratica la magia dei sigilli, non me la sto a spiegare la procedura, però sostanzialmente si scrive quello che si vuole, vediamo se mi ricordo, poi si cancella per esempio le vocali, se mi ricordo bene, poi si prende le consonanti rimaste, mi sembra, poi forse c'era da cancellare qualcos'altro, quindi si arriva a poche lettere, queste lettere vanno combinate per creare un sigillo. Quel sigillo poi viene, tra virgolette, inciso, nascosto, e poi bisogna dimenticarsi di averlo utilizzato. E che cosa si voleva? Quando lo si dimentica completamente, in teoria poi quel sigillo si avvera. E niente, sostanzialmente questo è il modo in cui viene utilizzato. Bartlett ha pensato, ok, come possiamo inserirlo in Matrix? Si attiva una delle frequenze, questa frequenza è quella dei movimenti automatici del corpo, che sostanzialmente si utilizzerebbe, ad esempio, se uno volesse utilizzare la scrittura automatica, solo invece di fare la scrittura automatica, una volta individuato qual è il problema su cui la persona vuole lavorare, e il problema te lo dice la persona, semplicemente chiedi alla mano, una volta che è stata attivata quella frequenza, che si muove quindi in maniera automatica, e ce l'ha fatto fare questa cosa, quindi ce l'ha prima fatta testare, installare, tra virgolette, e poi ce l'ha fatta fare, e poi diceva, diciamo, semplicemente al campo di tracciare un simbolo, un sigillo, unico per quella persona che rappresenti l'informazione che serve per risolvere il problema. Una volta tracciato il simbolo, il problema si risolve. Non è molto diverso da avere una bacchetta e fare, che ne so, una cosa di questo tipo. Abracadabra, Mago Merlino ti dice che tu non hai più il problema. Ecco, immaginate una cosa di questo tipo. Richard ci ha anche detto, se allenate la chiaroveggenza e fate questo esercizio diverse volte, a un certo punto iniziate anche a vedere i colori della scia energetica che fate quando fate il movimento automatico della bacchetta, chiamiamola così, lo utilizziamo un dito, però è lo stesso, poi sarà anche una bacchetta se ti può piacere, anzi quasi quasi faccio una cosa figa, mi compro una bacchetta su Amazon, così ho la bacchetta ufficiale per fare questa cosa qua, perché fare con un dito non mi piace meno. Per cui niente, che dirvi? Chiaramente, tra parentesi, quest'ultima tecnica qui, domani mattina noi ce la spiegherò meglio, ma io non ho resistito, e dato che hanno fatto una dimostrazione, l'ho provato a rifarla e l'ho fatta su due persone, ragazzi, ha funzionato. Che l'ho fatto? Boh, cioè nel senso, non boh, cioè nel senso, oh, Madonna, cioè, diciamo che entrato in Matrix, ma lo sapevo già perché l'ho fatto anche l'anno scorso, ma il corso di quest'anno vedo che è molto organizzato diversamente, più strutturato per alcune cose, o quantomeno mi funziona molto meglio dell'anno scorso,
forse che l'anno scorso era anche la prima volta, la seconda volta già non era prima, però sono rimasto veramente a bocca aperta dalle cose che ho visto fare. Cioè, veramente, boh. E non oso immaginare cosa ci sarà domani con l'ultimo conclusivo giorno. Tra parentesi, domani la diretta ovviamente non ci sarà perché finito il corso, prendo il mio benissimo, prendo la via del ritorno, insomma. Per cui la sera non sarò a fare diretta dopo il viaggio, ma manco per sbaglio. Quindi lunedì vi racconterò l'ultimo giorno. Così lasciamo anche un po' di suspense e vi do un motivo per essere presenti lunedì sera. Cioè, spero lunedì di farla, diciamo, però imprevisti permettendo, probabilmente lunedì faremo la diretta. Farò. Parlo a parlare come se fosse un'azienda, comunque ci sarà, la faremo, nel senso che in teoria, siccome presumo che c'è anche qualcuno che mi segua, e per me le dirette sono sempre co-create. Per cui niente, ragazzi, questo è, diciamo, il folle terzo giorno di Matrix Energetics, oltre ogni mia possibile aspettativa, idea, convinzione di quello che avrei potuto trovare, cioè veramente Madonna, ok? Per cui soddisfatto? Mi mette la scena di Viene avanti cretino quando c'è la scena dove Dino Banfi deve fare come si chiama, il guardiano di una specie di laboratorio, di non lo so, un direttore pazzo, e quello gli fa soddisfatto? Soddisfattissimo, semplice, semplicissimo. Non so se avete visto Viene avanti cretino, se l'avete visto vedetelo, che un paio di scene che sono veramente comiche da far paura, sono stupidissime, sono un paio che sono un capolavoro, quella del laboratorio è un capolavoro assoluto della comicità italiana attoriale. Per cui, insomma, quando dico soddisfatto, soddisfattissimo, ma mi viene in mente quello. Però sono veramente soddisfatto di questo corso. Costa molto, perché costa, devo dire costa, ma vale molto per me, perché ho visto delle cose veramente pazzesche, 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 ma soprattutto le ho fatte anch'io. E dopo 3 giorni ho acquisito una grande sicurezza. Domani avrò un'altra giornata di pratica e poi chiaramente continuerò poi dopo. Va bene, nella descrizione del video, che voi non vedete, sembra che sto facendo il dito a tutti, penso, forse lì, ecco, lì, però vabbè, su YouTube sarà giù, però su Facebook è di là, almeno io lo vedo di là. Vi ho messo l'elenco di libri consigliati, ad esempio La fisica dei miracoli, che è uno dei libri, il secondo libro di Richard Barthes, scritto insieme a Melissa Joy Johnson, Matrix Energetics, che in teoria era fuori dal catalogo, come vi ho detto lunedì, in realtà vedo che si trova ancora, fortunatamente, ovvero su Macro Librarsi c'è ancora qualche copia, vi consiglio di prenderlo, anche se ci sono alcuni errori di traduzione, ma almeno rende un'idea di un po' cos'è Matrix. Poi ci sono 2 libri di Melissa Joy Johnson, Energia quantica. Melissa è la consigliante insieme a Richard Bartlett, e il piccolo libro del potenziale quantico. E poi Vite parallele, che non c'entra niente, ma è interessante per il discorso delle realtà parallele, delle vite parallele, molecole di emozioni per capire la parte sulle allucinazioni, le droghe, eccetera, eccetera. E la presenza del passato, che è un mattonazzo, così come dicevo l'altro giorno, di Rupert Sheldrake, ma è il più bel testo che c'è, anche se è un po' tosto, perché insomma è uno scienziato, Sheldrake, per cui è un po' secco lo stile di scrittura, però è un bellissimo testo sulla risonanza morfica e spiega un po' perché funzionano le costellazioni familiari, le ipnosi regressive e tantissime altre robe. Lui in realtà non parla né di costellazioni familiari né di ipnosi, però una spiegazione scientifica che dà mi fa capire perché funzionano queste cose, anche perché uno dei perché funziona Matrix, non l'unico. Insomma, dei bei testi da leggere, sono 7, vale la pena. Dopo la lettura di questi libri non ne uscirete più come prima, perché la vostra realtà si espanderà tantissimo. Su YouTube, chiaramente, chi seguirà il video domani troverà i link, diciamo, in descrizione di questi libri, se li vuole comprare, glieli consiglio. Vi ricordo che se vi va potete farmi una donazione sul servizio Splitted per ringraziarvi della diretta che ho fatto. Buonasera Francesca e Adriatic Lazzeri, sì, è molto interessante Matrix, moltissimo.
Vi ricordo che se volete partecipare, anche se non c'entra nulla, il mio percorso rivalidizza la tua fiamma gemella della tua vita, dovete scrivermi un'email a Jimmy Fascina, J di Juventus, I di Imola, M di Milano, I di Imola, Fascina come fascina di legno, @gmail.com, anche per chiedermi una sessione di Matrix Energetics, perché lavoro anche a distanza e lavoro di persona per chi me lo chiede. Potete, vabbè, anche chiedermela in privato, pure su Facebook, però per email forse è meglio, perché almeno tutto un po' più ordinato. E vi ricordo anche che potete trovarmi sul mio sito jimmyfascina.it, sul mio canale di YouTube Jimmy Fascina, sulla mia pagina professionale di Facebook Jimmy Fascina e Prologo, iscrivetevi al mio gruppo Riprosi Regressiva, il mistero delle fiamme gemelle qui su Facebook. Mi potete trovare anche sul mio profilo privato da cui sto facendo questa diretta, Jimmy Fascina. E diciamo, vi ricordo anche che le mie professioni sono ipnologo, preparatore mentale per sportivi, operatore di Matrix Energetics, giustamente, operatore di Access Consciousness dei BARS, operatore delle campane tibetane di cristallo, numerologo, cartomante. Lettore dei registri akashici, esperto di fiori di Bach, operatore olistico e che utilizza varie tecniche di riequilibrio energetico e purificazione, parapsicologo e cos'altro non me lo ricordo più, ma mi sembra di aver detto quasi tutto, neanche massaggiatore, poi un po' qualcos'altro sicuramente diventerò, visto che non mi fermo mai. E niente, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito con la grossa pazienza che avete seguendomi. E anche perché tendo ogni tanto a disperdermi un po', continuate a seguirmi, condividete la mia diretta e mettete, diciamo, mi piace su questo video, condividetelo anche con le persone, fate conoscere il più possibile il mio lavoro, soprattutto la mia pagina del prologo, ma anche il mio canale di YouTube. E niente, vi aspetto alla prossima diretta, che sarà appunto lunedì, spero, insomma, con il quarto, ultimissimo, l'ultima parte del corso per chiudere un po', diciamo, con quanto detto, quanto fatto e con le mie considerazioni, insomma, alla fine di questi 4 giorni intensivissimi, perché dalla mattina fino alla sera. Buonanotte a tutti e ciao da Jimmy Fascina. Alla prossima, ciao. Ah, c'è un commento nuovo. No, sono Carla che dice grazie e dei sorrisi. Ok, buonanotte a tutti.